Quota al 68%, lei come arriva a calcolarla? Beh, non la calcolo io, ma la calcolano gli esperti. È la sommatoria di tutta una serie di tasse, di tassazione, di balzelli che fa sì che l'impresa, i cittadini arrivino a questo tipo di tassazione. Ma il turismo veneto fa più danno l'evasione o i blitz? Ma il turismo veneto fa più danno a chi parla male del turismo veneto. Noi vogliamo i controlli, siamo assolutamente convinti del fatto che l'evasione sia assolutamente da debellare, il che non vuol dire che il nostro sia un popolo di evasori. E spesso, soprattutto la microevasione, chi la fa per sopravvivere, questo lo dobbiamo dire, il che non vuol dire che sia giustificabile. Scusi, ancora una cosa. Ieri a Verona c'è stata la pace tra Tosi e la Chienz. Lei a Daniele Stival ha dato il cartellino giallo. Non era un rosso d'espulsione diretta? Ma innanzitutto a me non risulta che ci fosse una lite tra Tosi e Chienz, per cui non ce n'è stata nessuna pace. Piuttosto abbiamo rinnovato le nostre scuse, come abbiamo fatto tutti noi, rispetto a pochissimi casi isolati. Devo dire che migliaia di militanti non rispondono a questa filosofia. Quanto all'assessore Stival, voglio ricordare che è stato sollevato dell'impegno della delega dell'immigrazione e provane sia che la tranquillità è riscesa. A me sembra che, visti anche i dati dei tecnici, avere un'aliquota unica affrontabile, che so, del 30-35%, la carenza al 25%, e inasprire le pene eventualmente per chi evade, arrivando alla detenzione, alla interdizione dei pubblici uffici, vorrebbe dire sicuramente introitare di più e testare un nuovo modello di fiscalità che oggi sembra un miraggio per l'Italia. Domani la firma dell'accordo per la sanità, per risanare. Beh, è una grande firma, sono 1,4 miliardi di accordo, oltre 7.000 imprese avranno pagato i loro conti. Non per colpa nostra avanzavano i soldi, ma per colpa di Roma che con il patto di stabilità aveva bloccato 1,3 miliardi a noi. Poi ci presta i soldi al 5%, vabbè, ne prendiamo atto. Sarà poi da pagare l'interesse? Beh sì, la formula è magica. Noi abbiamo 1,3 miliardi bloccati a Roma che rendono nulla per il patto di stabilità. Roma ci presta 1,4 miliardi al 5%, poi il differenziale sono gli interessi che dovremmo pagare oltre 22 milioni di euro all'anno perché ci prestano i nostri soldi, ma a Roma sono abituati così. Scusi Presidente, i privati della sanità, oltre che per i debiti pregressi, sono preoccupati per il futuro, cioè dicono che la Regione ha chiuso i cordoni della borsa. No, guardi, noi siamo convinti che la sanità privata sia assolutamente la terza gamba del tavolo del Servizio Sanitario Veneto. Vogliamo assolutamente continuare questo percorso con loro, il momento è un momento tragico, difficile e le ristrettezze pesano su di loro, pesano sulla sanità pubblica, pesano sugli uffici della Regione e abbiamo dovuto limare dove si poteva limare. Guardi, di questo tema non penso nulla, nel senso che è una scelta che loro hanno fatto. Io spero che comunque, passata quest'estate, si possa avviare questo dialogo positivo che c'è sempre stato con loro. Li consideriamo la terza gamba fondamentale del tavolo della sanità, per cui per noi, noi li consideriamo sempre al nostro fianco. Un'altra domanda, i sindaci sono ancora arrabbiati, i sindaci del Consiglio chiedono un'altra soluzione per l'abbattimento dei cervi. Guardi, io sono stato chiaro, abbattimento sulla piana del Cansiglio, nella foresta del Cansiglio non si fa, i 1200 cervi famosi non si ammazzano assolutamente. Dopodiché il tema che ho proposto io è un tema che stiamo sondando, che ad esempio è quello di avviare delle campagne di sterilizzazione, se si possono fare lo verificheremo, ci permettono anche di introdurre una nuova modalità che è quella non dell'uccisione ma di evitare di avere nuovi nati, i cervi non vivono 100 anni e quindi la popolazione nel giro di qualche anno si riesce a ricontingentare, visto e considerato che oggi sono 4.500. Tengo a precisare che le rimostranze degli agricoltori debbono essere assolutamente ascoltate, perché comunque i danni ci sono non solo a carico dell'agricoltura ma anche a carico della foresta, che è una foresta integrale dove lo stesso uomo non ci può entrare ma bensì ci va il cervo e magari fa devastazione mangiando di tutto.